Ciao a tutti amici, io sono il Balle Protto e questo è il Balle Protto Show. Oggi ci salutiamo. Infatti, Valle Pro TV, che ospita il nostro programma, andrà in pausa per tutto il mese di maggio. So già che mi mancherete molto, ma in fondo un mese passa in fretta e quando ci rivedremo a giugno avremo un sacco di cose da raccontarci. E allora godiamoci quest'ultima puntata del Valle Protto Show, ma prima sigla! Ai piedi del buon viso c'è un ricordo strano, tutto azzurro come il cielo, non l'hai visto mai. E furbo si nasconde, ma noi l'abbiamo trovato, ed ecco allora cominciare il Valle Protto Show. Eccoci qui. Come ho detto prima della sigla, oggi... Oh, chiedo scusa. Pronto? In guardia, Valle Protto, sono Volpotto, temibile predatore, e sono molto arrabbiato con te. Ciao Volpotto! Beh, come mai sei arrabbiato? Che ti ho fatto? Beh, ho saputo che questa è l'ultima puntata del Valle Protto Show. Che cosa faranno tutti i nostri amici che amano Volpotto? Cattivo! Ma perché è cattivo? Non è mica colpa mia. Di chi è la colpa allora? Mia? Sei tu che gestisci il programma! Sì, sono io che gestisco il Valle Protto Show, ma non sono il capo di Valle Pro TV. È stato lui a decidere. E noi non possiamo farci niente. Questo lo dici tu! Adesso vado a casa sua e lo mordo sul sedere! Ecco, così impara! Sì, beh, comunque non andiamo in pausa per sempre, eh? Torniamo a giugno. Torniamo a giugno? Ma davvero? Eh sì, Volpotto. Ma non potevi dirmelo subito? Io pensavo che fosse l'ultima puntata, cioè proprio l'ultima, e invece è solo una pausa di un mese. Sì, ma io l'ho detto all'inizio della puntata. Ma io non c'ero all'inizio della puntata, mi hai fatto prendere un colpo. Ero pronto a mordere tutti, guarda. Mi dispiace, Volpotto. Va, ti perdono. Sono troppo contento che torniamo a giugno. Grazie. Che cosa farai in questo mese di maggio? Andrai in vacanza? Magari. No, andrò a scuola, come sempre. Ci sono un sacco di quattro in matematica che devo prendere, e un sacco di sgridate da mio nonno. Se vuoi posso darti qualche ripetizione. A scuola ero bravo a fare i conti. Anche mio nonno, che credo, ma non sono sicuro. Quando combino un guaio, mi dice sempre: adesso facciamo i conti. Ma io non sono diventato più bravo in matematica. Boh. Lasciamo perdere. E tu invece? Tu ci andrai in vacanza? No, nemmeno io. Come sai, faccio il postino per gli animali della foresta e ci sono sempre lettere e pacchi da consegnare tutti i giorni. Ma allora andiamo in pausa? Ma non ci riposiamo. Ma non ha senso. Beh, però è anche vero che il Valle Protto Show non è così faticoso. Non è così faticoso? Ma hai presente quante ore devo spazzolarmi ogni giorno per avere un pelo così meraviglioso? È un lavoro a tempo pieno! Sì, vabbè, ma non è che andiamo in miniera. Ho
o che dobbiamo scrivere un copione tutte le settimane e poi fare uno spettacolo muovendo delle marionette ingombranti e pesanti come fanno negli altri programmi per ragazzi. Cioè, noi stiamo qui, parliamo e basta. Sì, in effetti non ci avevo mai pensato. Deve essere una bella faticaccia fare uno spettacolo di marionette. Eh sì, devi muovere il pupazzo, ma non ti si deve vedere, quindi stai per terra, nascosto in una posizione scomoda, con il braccio che tiene il pupazzo alzato per un sacco di tempo. Un mio amico lo fa di lavoro e mi dice che ogni volta ha le spalle e il fondo schiena che gli fanno male per tutto il giorno. E vabbè, ma magari è anche vecchio. Forse anche per quello, però è un lavoraccio. Noi non abbiamo proprio da lamentarci, Volpotto. Caspita, credo proprio di no. E quindi, anche se non ci riposeremo, va bene lo stesso. L'importante in questo mese di maggio, in cui non ci vedremo con i nostri amici a casa, è fare un sacco di cose, così a giugno, quando torneremo, avremo molte cose da raccontarci. Sì, e a giugno faremo i conti. No, Volpotto, non è così che si usa quella frase. Allora devo chiedere a mio nonno, l'esperto è lui. Buona fortuna, Volpotto! E buona pausa! Buona pausa anche a te. Ciao! Bene, amici, la puntata di oggi è finita. Spero che vi sia piaciuta. Noi ci rivediamo a giugno, ma niente paura! Potete guardare le puntate precedenti del Valle Protto Show sul canale YouTube di Valle Pro TV e potete scrivere a me e a Volpotto all'indirizzo mail valleprotto@gmail.com o su WhatsApp al numero 333-4620-344. Fate i bravi! E fate i conti! Ci vediamo a giugno! Ciao! Ai piedi del buon viso c'è un elefante strano, tutto azzurro come il cielo, non l'hai visto mai. E furbo si nasconde, ma noi l'abbiamo trovato, ed ecco allora cominciare il ballo.